Un saluto agli amici di Medico Snake. Allora, qualche settimana fa sul mio profilo Instagram avevo postato una foto che ritraeva loro, ovvero gli auricolari TWS-I7S. Sono degli auricolari che sono stati ispirati un po' alle AirPods di Apple, ma siamo veramente molto molto lontani sia per quanto riguarda la qualità e sia per quanto riguarda le funzionalità. Ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Già lo sapete, quando inizio a parlare di dispositivi di questo genere inizio sempre dalla confezione di vendita, che in questo caso devo dire che mi è veramente piaciuta ed è realizzata abbastanza bene. Al suo interno troviamo il cofanetto contenente gli auricolari e un cavetto USB micro USB che ne consente la ricarica. E visto che qui parliamo di due dispositivi in uno, iniziamo a parlare del cofanetto, che come potete vedere il cofanetto è realizzato in plastica. Nella parte superiore troviamo il vano d'accesso agli auricolari, sulla parte frontale il pulsante che consente di avviare la ricarica agli auricolari al suo interno e due LED di stato che indicano rispettivamente sia lo stato in carica degli auricolari e sia lo stato residuo della batteria del cofanetto, mentre invece sulla parte posteriore troviamo un connettore micro USB che ne consente la ricarica. Adesso mettiamo un po' il cofanetto da parte e parliamo degli auricolari, ovvero i TWS-I7S, che come potete vedere e come ho detto all'inizio di questo video sono stati ispirati un po' alle AirPods di Apple, ma siamo veramente molto lontani per quanto riguarda la loro qualità. Su di ogni auricolare troviamo i pulsanti funzione, un microfono integrato e nella parte inferiore troviamo due connettori che consentono di essere ricaricati una volta inseriti nel cofanetto. Dopo avervi fatto una breve presentazione sia del cofanetto e sia degli auricolari che stanno all'interno di questo cofanetto, parliamo un po' di quella che è la configurazione. Ovviamente prima di poterli connettere al nostro dispositivo dobbiamo accoppiarli tra loro e per far ciò bisogna accendere un auricolare per volta. Dopo aver fatto questo e dopo che uno dei due avrà smesso di lampeggiare, a quel punto possiamo connetterli al nostro dispositivo. E una volta connessi, proprio accanto all'icona Bluetooth compare un'ulteriore icona che ci indica lo stato residuo della batteria. Ma entrando nelle impostazioni Bluetooth del nostro dispositivo, oltre che a vedere l'icona della batteria residua, possiamo visualizzare anche la relativa percentuale. Ok, come sono questi auricolari una volta indossati? Allora, posso solo dire che questa cosa varia da orecchio a orecchio e per quanto riguarda il mio caso, come potete vedere, ho degli orecchi modello Star Trek, così oserei dire. E per far stare bene questi auricolari all'interno delle mie orecchie ho installato su di loro un gommino in modo che stessero ben fermi ed evitare ulteriori cadute dal mio orecchio. Come potete vedere, qualsiasi movimento io faccia non sono mai cadute, li ho portati a lungo termine e non mi hanno creato nessun tipo di fastidio. Per quanto riguarda la qualità audio in ascolto musicale, video su Netflix, video su YouTube, risulta essere abbastanza buona, chiara, bilanciata e pulita. Mentre invece per quanto riguarda le chiamate, beh, qui abbiamo una pecca. Nel momento in cui rispondiamo ad una chiamata o faremo una chiamata, entrerà in funzione solo ed esclusivamente l'auricolare destro, anche se il microfono di sistema è presente su entrambi gli auricolari. Per quanto riguarda le funzioni di questi auricolari, beh, non sono proprio come le AirPods, ma i pulsanti che sono presenti su entrambi gli auricolari hanno le stesse identiche funzioni tra di loro. Quindi una semplice pressione consente di mettere in pausa o di riprendere la nostra riproduzione musicale oppure di rispondere o riattaccare una chiamata. Una doppia pressione consente di chiamare l'ultimo numero selezionato dalla nostra rubrica oppure una lunga pressione consente di accenderli o di spegnerli. Per quanto riguarda la batteria, beh, qua la batteria abbiamo un altro punto dolente, perché la batteria, beh, non è che sia il massimo. Io sono riuscito ad utilizzarle per circa 4 ore continue. Le utilizzate ascoltando musica, chiamate, video su Netflix, video su YouTube e quant'altro. E credetemi, non sono riuscito a superare quelle ore. Per quanto riguarda la ricarica, direttamente dal cofanetto impiegano all'incirca un'ora e mezza alla ricarica completa, mentre invece se vengono inserite nel cofanetto e soffriamo della corrente elettrica impiegheranno all'incirca un'ora. Ma ci sta un però per quanto riguarda la ricarica,
e voglio darvi un consiglio nel caso voi dovreste acquistare questa auricolare TWS i7s. Nel momento in cui usufruiremo della ricarica tramite la corrente elettrica, una volta che gli auricolari all'interno del cofanetto saranno carichi, vi consiglio di toglierli in modo da dare priorità alla ricarica del cofanetto, anche perché se staranno all'interno del cofanetto le TWS 7s saranno solo ed esclusivamente ricaricate loro, anche se cariche, quindi la corrente passerà solo attraverso gli auricolari e in questo modo avremo anche la possibilità di danneggiarli in questo modo. Quindi questo è il consiglio: una volta che al suo interno gli auricolari saranno ricaricati, rimuoverli e dare priorità alla ricarica del cofanetto. Per quanto riguarda gli auricolari, durante il video vi avevo detto che io su di loro avevo installato dei gommini auricolari per adattare questi auricolari alle mie orecchie, ma non è detto che io li vada a togliere o li vada ad installare ogni qualvolta che utilizzo questi auricolari, ma si possono richiudere tranquillamente i gommini assieme agli auricolari senza alcun tipo di problema, anche perché di spazio ce ne sta, come potete vedere anche già da qui. Questi auricolari TWS 7S in negozio io personalmente li ho pagati 10€, ma si trovano su Amazon al prezzo all'incirca di 15€, e qua in basso nella descrizione vi lascio il link per poterli acquistare. E come di consueto qua nella descrizione vi lascio il link anche alla mia recensione scritta su soltecco.it, che voglio ricordarvi che è un sito con cui sto collaborando. Adesso sono proprio curioso di sapere la vostra su di questi auricolari TWS i7s qua in basso nei commenti. E se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, e soprattutto condividete questi video con tutti i vostri amici, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Già lo sapete, ve lo dico ogni santa volta che finisco un video, sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo, là dove vado a pubblicare tutti gli aggiornamenti di questo canale e di tanto in tanto anche delle novità, perché passano prima dal canale Instagram e poi arrivano al canale YouTube. E noi, come di consueto, ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao.